Benvenuti alla 14ª parte, sì, credo che sia la 14ª, di Suikoden Tier Crisis. Ho alcune notizie da darvi, ve le do prima di entrare qui perché, come ho già detto, partiranno molti filmati. E in pratica ho deciso di terminare la serie di Il Manga della Settimana, in quanto ho visto che praticamente non la guarda nessuno e siccome occupa spazio ho preferito sostituire la giornata in cui faccio il manga della settimana con delle let's play normali. Comunque, adesso senza indugiare entriamo in questa città, a Janam. No, questa non è Janam, è El Quaral, la capitale di Janam. Wow, così è questa la capitale del regno, eh? E cosa ne pensi della nostra El Quaral, che ha un nome strano? Non credo che questa sia una risposta molto corretta da dargli. Cioè, sarebbe offensivo. Ma chi se ne frega? Ehi, perché hai detto così? Penso che sia vero, però. Ma qui c'è molta più vita. Non è tetra come Sinas. Mi piace molto di più. Grazie, sono contento che ti piaccia. Quel grosso edificio è il palazzo imperiale di sua altezza Danash... Ah, Danash VIII. Prima di tutto andremo là. Wow, posso andare in tanti posti, eh? A comprare qualche arma ci andrò più tardi, però. Asad, devo chiedere il tuo permesso di andare. Prego? Le lame sono state chiamate solo per aiutare i tuoi uomini. Il nostro contributo è stato minimo. Io non merito un'udienza con sua altezza. Crodechild, non è affatto vero? E non penso che Lady Shaira sarebbe contenta di vedermi. Oh, beh, forse hai ragione su questo. Molto bene, farò un rapporto a sua altezza. A sua altezza anche a nome tuo. Grazie. Gerak, Marika, faccio ritorno all'avamposto delle lame. Sarete benvenuti se vorrete venire. Oh, ok. Crodechild ha lasciato il gruppo. Cosa stava dicendo a proposito di qualcuno che non sarebbe stato contenta di vederla? È una storia lunga, prima o poi capirete tutto. Vogliamo andare? Ok. Sua Altezza, il Signore dei Maghi, Danash VIII, la prima consorte, Lady Shaira, Sua Altezza Reale, il Principe Shames. Visitatori, ora potete entrare. Oh, tutti in ginocchio. Io sono Danash VIII, il signore dei maghi del regno di Janam. Benvenuti nel regno, coraggiosi eroi del villaggio di Citro. Questo tizio ha più ora addosso che altro. Vediamo un po' cosa ci dice. Gerak della Compagnia del Fuoco, piacere di conoscerti. Credo che tu sia stato un po' troppo, come dire, poco rispettoso. Gerak! Tagliategli la testa! Gerak, zitto, non è buona educazione. Eh? Educazione? Va tutto bene, non ci fate caso. Sarò anche il signore dei maghi, ma per chi non è del regno, sono un essere umano, non un re. Non dovete comportarvi come se foste dei miei sottoposti. Tranne Asad, lui si deve comportare come un sottoposto. E come potrebbe non piacermi una baldanza simile in un potenziale alleato? Non sei d'accordo, Shaira? Esatto. Che persone deliziose che hai portato con te, Asad? Vostra Altezza? E tu, che ne pensi, Shames? Sì, padre. Dicono che questi siano i coraggiosi che si sono opposti all'ordine. Nonostante l'inferiorità numerica. Li pensavo soldati grandi e grossi,
Ma scusate, le Telfilsico sono pressoché i miei. Sono sorpreso e colpito. Il loro coraggio e dedizione sono d'esempio anche per me. Wow, sentir dire cose del genere su di noi da un principe. Ehi, ci sentiamo come se avessimo fatto qualcosa di veramente speciale. Beh, abbiamo respinto un esercito con solo 5-6 soldati. Direi che qualcosa l'abbiamo fatta. Ci hanno anche aiutato, ma va bene lo stesso. Ed è esattamente ciò che io e Shames stiamo dicendo. So perché siete giunti alla città dei maghi oggi, ma lasciate che ve lo chieda formalmente. L'ordine dell'unica via espande la sua influenza, confondendo gente con dubbie profezie. Il suo potere militare è ormai abbastanza grande da sfidare persino il nostro regno. Diversi piccoli stati sono già caduti e sono stati annessi con la forza. È mia intenzione fermare questa minaccia e sventare l'illusione che chiamano l'unica via. Per farlo ho bisogno dell'aiuto di gente forte e coraggiosa come voi. Se la vostra terra sarà in pericolo, le forze del regno interverranno. In cambio, siete disposti a darci il vostro aiuto? Beh, io direi di non fare gli schizzinosi per una volta. L'aiuto di un regno ci serve. Ottima risposta. In questo caso, lasciate che vi chieda immediatamente aiuto su una questione cruciale. Contaci. So che siete in possesso delle cronache e che avete ricevuto i loro poteri. Cronache? Intendete dire questi libri? Sì, esatto, li abbiamo ricevuti. Sono sicuro che sappiate del libro delle cronache che si trova nel regno. Vorrei affidarlo a voi. Wow, ci regalano un libro? Che bella alleanza. Cosa? Ne saprete di più all'Accademia Arcana. Le cronache si trovano lì. Vogliamo che voi usiate le cronache. Questo è ciò che chiedo in cambio dell'aiuto del regno. Lo farete? Beh, certo, sicuro. Perché no? Perché non vai con loro, Shaira? Rizwan non mi sembrava molto felice all'idea. Come desideri. Chi è quest'altra di cui parlavano? Vi condurrò all'Accademia Arcana. Seguitemi, prego. Shaira ora è un compagno. Allora, Jerak della Compagnia del Fuoco, che l'alleanza sia fruttuosa. Quando potrete, mi racconterete delle vostre eroiche avventure. Il testo scorre un po' troppo piano, secondo me. Ah, solo un momento, Azad. Sì, Vostra Altezza? Dov'è Crodechild? Vostra Altezza, Crodechild è tornata all'accampamento delle lame. Non è un avamposto, è un accampamento. Ha detto che grazie a Jerak e ai suoi amici il ruolo delle lame è stato di poco conto. Ha detto che non meritava un'udienza con Vostra Altezza. Umile come sempre, vedo. Ciò nonostante, mi sarebbe piaciuto vederla. Capisco, puoi andare adesso. Vostra Altezza. Ha detto puoi andare, però se n'è andato lui. Sono contento che ci diano il loro libro, ma... Lo so, come se fossero loro a fare un altro favore a noi. Com'era la storia della cooperazione col regno? Tranquilla, Marika, poi ce ne chiederanno di cose. Oh, cavolo. Non lo saprete finché non sarete all'Accademia, quindi vediamo di muoverci. Eh? Ah, Altezza? Oh, il mio modo di parlare? Così è come parlo in privato. Il Palazzo Imperiale è come un posto di lavoro e c'è un protocollo da seguire. Ma una volta fuori,
Ma le dico, chi se ne frega? Ma vostra altezza, siete ancora in pubblico, qui siamo... Oh, chiudi il becco, zuccone. E poi avete detto piacere di conoscerti al signore dei maghi. Scommetto che siete più a vostro agio così, eh? Certamente. Bene. Dunque, meglio andare all'accademia e trovare la vecchia. A trovare la vecchia, non che sia tra le mie persone preferite. La vecchia? La direttrice dell'Accademia Arcana, Lady Rizwan, la seconda consorte dell'imperatore. Oh, ci dà dentro. Seconda? Il signore dei maghi ha due mogli? Magari, ne ha tre. Il principe Shames è il figlio della terza, non il mio. Tre? Ok. Tre. Ehi, non male. Sei cosciente che non devi metterci per forza al corrente di ogni cosa che ti passa nella testa malata? In quella testa malata? Forse ho dato la risposta sbagliata. Ah, ecco una ragazza onesta. Ma a quanto pare tre non sono sufficienti per il mio maritino. Vorrebbe che tu sai chi fosse la sua quarta moglie. Una quarta! Cavolo! No, non dovete preoccuparvi, non ha certa intenzione di accettare. Ah, chi lo sa? Eh? Asad, ora dovresti tornare al tuo posto. Noi andremo all'Accademia Arcana senza di te. Ma vostra altezza, io... Se venissi anche tu, sembrerebbe un'intrusione nell'Accademia da parte della compagnia. E tu non vuoi irritare sua disgrazia, vero? Non vuoi discutere con lei, eh? Sì, forse hai ragione. Gerak, Marika, ci rivedremo. Ok. Asad è stato cacciato via. Non ho capito bene perché Asad non possa venire con noi. Quando un paese si ingrandisce, le cose si fanno complicate. Meglio non sapere. Ok, dobbiamo andare all'accademia. Eccola. Questa è Lady Rizwan. Benvenuti all'Accademia Arcana, coraggiosi membri della Compagnia del Fuoco. Io sono Rizwan, seconda moglie del re, e dirigo l'Accademia. Come state? No! Non posso resistere! No, non devo dirlo! Non posso resistere! Sua disgrazia? Cosa hai detto? Perché devi sempre... Ehi, non sono stato io a chiamarla così. Lo so, però ci stiamo mettendo sempre più nei casini. Sì, sono sicura che non l'hai fatto. E chi mai potrebbe parlare così? Mi viene in mente solo una persona. E voi, Shaira, che ne avete idea? Come? No, affatto. Ah, voi e i vostri scherzi. Oh. Ho la sensazione che potrebbero accoltellarsi a vicenda da un momento all'altro. Ma mi fanno paura. Ehi, quanto tempo pensate di andare avanti? Le mie scuse. Ora, seguitemi nel retro. Lo sapevo, vuole accoltellarci. Oh, questo è il libro. Lady Rizwan, Lady Shaira. Questo studioso è Mubal, è specializzato nello studio delle cronache. Mubal, questi sono i giovani eroi del villaggio di Citro. Oh, gli eroi che si dice abbiano ricevuto il marchio delle stelle toccando le cronache. Cavolo, se le notizie viaggiano in fretta. Sono così contento di vedervi. Siamo contenti anche noi. Non sono sicuro però del nostro ruolo qui. Mubal, per piacere, spiegaglielo. Sì, sì, vostra altezza. Prima di tutto date un'occhiata qui. Queste cronache si tramandano nel regno da generazioni. Ehi, questo è... Senti niente? Sì, la stessa sensazione di quando abbiamo trovato gli altri libri. Lo sapevo. Questi libri, cosa sono in realtà? Domanda molto difficile. Abbiamo fatto molte ricerche in merito, ma non abbiamo scoperto niente.
Avete provato a leggerli? Pensiamo che siano proprio dei libri, che non siano proprio dei libri, anche se possono sembrare tali all'occhio umano. What? Cosa intendi? La percezione umana è limitata. Potrebbe darsi che per noi non sia possibile vederli come sono davvero. Forse vederli in forma di libro è la forma più vicina alla realtà che possiamo capire. Non ho capito una parola di quello che hai detto. E io non mi aspettavo di meno da te. Non preoccuparti, neanche io comprendo appieno i loro segreti. Ciò che sappiamo è che ogni cronaca contiene moltissime informazioni. Il contenuto delle cronache è molto oltre il punto che la conoscenza umana può raggiungere. Per secoli il regno ha estratto a poco alcune informazioni da questo libro. Il nostro sistema di arti magiche è stato sviluppato sulla base di queste informazioni. Ma direi che finora abbiamo imparato meno di un miliardesimo. No, ancora meno. Un triliardesimo della conoscenza contenuta nelle cronache. Esiste il triliardesimo? Non ho idea, credo di sì. Wow, le cronache sono davvero così incredibili? Ma chi le ha scritte? E perché? Mi spiace, ma non ne abbiamo idea. Alcune teorie dicono che esistano dall'inizio del mondo. Ah, penso che sia sufficiente come prima lezione. Ora, vi prego, toccate entrambi le cronache. Ok. D'accordo. Vediamo che scena vedremo. Che di solito si vede una scena quando si tocca una cronaca. Marchio delle stelle che sei in me, manifestati come chiedono i segni. Wow, Dragon Ball. Tutto qui? Giusto due immagini? Ho visto qualcosa. Non c'è dubbio, proprio come gli altri libri. Volete dire che potete vedere il contenuto delle cronache? E il marchio delle stelle? Ehi, sì, mi sembra di sentire un'energia nuova che mi scorre dentro adesso. La sentite? È incredibile! Ma perché si chiamano marchi delle stelle, mi domando? Perché era un nome figo? Secondo chi ha avuto queste visioni, qualcuno dei protagonisti l'ha chiamato così. Ma non sappiamo niente sul nient'altro sul suo significato né sulle non sappiamo nient'altro sul suo significato né sulle sue origini. Sembra che tutto sia andata bene, Rizwan. Perché non dai il libro a questi ragazzi? Sì, ho sentito che Sua Altezza ha detto così. Ma è veramente ciò che il Signore dei Maghi desidera? Cosa c'è? Non ti fidi di me? Oh no, certo che mi fido. Molto bene allora. Jerak, ti affido le cronache, ma voglio che portiate anche Mubal con voi. Eh? Come ha appena detto Mubal, il regno ha perfezionato le sue arti magiche studiando le cronache. Le arti magiche sono abilità che tutti possono usare dopo un adeguato addestramento. Ma sono in pochi quelli che, come voi, possono acquisire il marchio delle stelle. Per la precisione 108. Anche qui nell'Accademia Arcana ce n'è solo un... Mubal! Mubal! Sì, Vostra Altezza, perdonatevi, Vostra Altezza. Eh? Ad ogni modo, ecco perché siete così rari e preziosi per noi. Voi prenderete le cronache e questo studioso con voi e questo studioso con voi, così che possa osservare e imparare, va bene? Oh, ok, ora ho capito. Sono ansioso di accompagnarvi, grazie per avermi accettato. Ehi, nessun problema. Hai ricevuto Insegne del Fuoco, che è il titolo di questo libro, immagino. E Mubal è diventato un compagno.
purtroppo non può combattere, almeno per ora. Vorrei che tu toccassi questa sfera rossa. Quale sfera rossa? È il prodotto delle mie ricerche. È un dispositivo che ti permette di scegliere i marchi che vuoi. Le cronache possiedono poteri davvero incredibili. Portare i marchi di diverse cronache è un compito ingrato per le tue giovani spalle. Ma immagino che sarebbe difficile usare tutti i marchi delle stelle simultaneamente. Ebbene, questo oggetto ti aiuterà ad usare come vuoi i poteri che hai acquisito. In pratica vi spiego. Noi possiamo usare soltanto un massimo di 4 marchi delle stelle. Oddio, il protagonista ha gli occhi neri. Ok, era un bug grafico. E se mi metto qui ho gli occhi neri, sembro un... il mostro di... com'è che si chiama? La leggenda di Terramare, ma comunque... possiamo usare soltanto 4 marchi delle stelle alla volta. Però ce ne sono moltissimi, io credo che ce ne siano 12, che sia il massimo di marchi che possiamo avere. Quindi, una volta che ne abbiamo più di 4, possiamo scegliere quali portarci dietro. Adesso... penso che possiamo andare, ma dubito che sia finita qui. Ehi, ci hanno affidato il libro e persino un esperto sulle cronache perché ci accompagni. Già, ci abbiamo proprio guadagnato, direi. Non fare il boccalone, ragazzo. Eh? Non hai idea di quello che quella donna farebbe pur di rafforzare la posizione dell'Accademia? Pensi che vi abbia dato le cronache di sua spontanea volontà? Piuttosto avrebbe preferito avere le vostre? Lady Rizvan non farebbe mai una cosa del genere. Ah no? Ne sei proprio sicuro? Se lo facesse sarebbe solo per risolvere il mistero delle cronache e rafforzare il regno. Allora farebbe una cosa del genere. Ecco perché sono venuta con voi. Persino quella donna non avrebbe usato fare una cosa così davanti a me. Un po' di gratitudine, su? Ah sì, certo, grazie molte. Bene. Beh, ora è meglio che torni. Voi adesso andate a casa? Sì, non vogliamo stare troppo lontani dal villaggio. Allora, a nome del Signore dei Maghi, vi affidiamo la questione delle cronache, ok? Se dovesse accadere qualcosa al vostro villaggio, vi manderemo dei rinforzi. E quando avremo bisogno di voi, vi manderemo un messaggio. Ok, sta bene. Bene, allora passate a trovarmi la prossima volta che capitate in città. Per ora, addio. Shiran non è più un compagno. Direi che prima di interrompere io voglio passare al negozio delle armi. Sei tu che vendi le armi? Le patate di Jalom sono proprio squisite. Come? Non le hai mai mangiate? Non sai che ti perdi? Io voglio delle armi, non degli ortaggi. Sei tu che vendi armi, beh... non è che ci fossero molte altre scelte. Vediamo se finalmente trovo l'arma che voglio dare a Marika. A quanto pare no, proprio non si trova, è assurdo. Allora prima equipaggio Jerak va. Spada 13-23. Spadone, no. Andiamo sulla spada classica. Vediamo se possiamo migliorare anche qui. Cotta a placche è più forte. Quanto di cotta? No, questo va bene. Ok, compriamo. Madonna, ho speso un casino di soldi. Per te invece un arco un po' migliore e l'armatura di placche. Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Ah, sono finito a secco. Come faccio a equipaggiare 108 persone se non riesco a equipaggiarne due? Residenza. Beh, per ora abbiamo finito, quindi usciamo dalla città. Jerak, Marika? Eh? Ah, no, credevo fosse Asad. L'udienza con Sua Maestà è andata bene, dunque. Oh, Crodechild. Tutto il palazzo imperiale parla di voi. Parlano dell'uomo che non si è mai inchinato di fronte al Signore dei Maghi. Sì, ho avuto paura che le nostre teste venissero mozzate per questo.
né Sua Altezza Danash VIII né Lady Shiran tengono alle formalità, non vi preoccupate. E anche se vi sono sembrati gentili e di buoni principi, non pensiate che siano sempre così. Ah no? La responsabilità dei regnanti è di proteggere la loro terra e il loro popolo. Per ottenere questo scopo devono usare varie tecniche. Facciate se preferite, che dipendono dal momento e dalla situazione e dalle persone. Questo è ancora più vero con un paese grande come il regno. Ce ne ricorderemo. Molto bene. Non è da me essere così pedante, perdonatemi. Non c'è problema, grazie. Credo che in futuro combatteremo insieme, non vedo l'ora. Già, anch'io. Al nostro prossimo incontro, allora, porgete i miei omaggi ai vostri amici. Oh, e finalmente questa parte sta per concludersi. Torno al castello e poi posso terminare questa parte, finalmente. Ma sì, ora ricordo! Ehi, abbassa la voce, cos'è che ti sei ricordato? Ehi, studioso! Mi chiamo Bubal. Ogni volta che tocchiamo quei libri, capiamo all'improvviso alcune cose piuttosto strane. Per esempio, abbiamo notato che questa foresta prima non c'era, è arrivata all'improvviso. Cosa? Ah, è vero, tutti gli altri dicono che la foresta è sempre stata qui. Tu ci capisci qualcosa? Mi sembra che si parli di qualcosa del genere in un vecchio documento all'Accademia. Cosa diceva? Voi vedete scorci del contenuto delle cronache come visioni frammentarie, vero? Forse quei frammenti confondono le vostre vecchie memorie, almeno così dice il documento. Dici? No, non penso che sia così. Anch'io penso che le visioni e i ricordi che gli altri non hanno sono due cose diverse. Mi spiace, quando noi tocchiamo le cronache non succede nulla, quindi non abbiamo modo di saperlo. Dannazione, quindi non sai niente neanche tu, eh? Ok, entriamo, spero che non parta qualche filmato. Ok, forza, corri fino al punto di salvataggio. Corri, corri, corri. Comunque, questa era la 14ª parte di Suikoden and Tiercrace. E ci vediamo con la prossima parte. Ah, no, c'è un filmato. Ehi, Gerak, siete già di ritorno? Sì, ciao Moana. È successo qualcosa mentre non c'eravamo? Tipo un attacco di un mostro gigante, l'esercito che torna? Tanto sono tutte cose che succederanno prima o poi. No, niente. Com'è andata a voi? Voglio raccontarlo subito a tutti. Pensi che li si possa radunare nella sala grande? Ok. E tutti voi venite al più presto lì, d'accordo? Farà partire una scena? Oh, meno male. Questa scena la lascerò per dopo. Comunque, questa parte è stata piena, ma proprio piena di filmati, come avevo preannunciato. E ci vediamo con la prossima parte, appunto. Ciao a tutti!